particolare della vita di Verdi, nel momento in cui appunto è stata composta, nel 49, dire questa scelta, l'opera è assolutamente rivoluzionaria, tant'è vero che il successo era stato piuttosto freddo, la gente non era probabilmente preparata ad accogliere qualcosa di simile. Credo che sia un argomento, che sia un'opera che si presti anche ad essere abbastanza modernizzata, nel senso che il libretto non è eccezionale, nel senso la storia, ecco, anche se è Schiller, è vero, però diciamo quello che racconta è fra virgolette un po' banale, nel senso questa Louisa Miller sembra non avere un gran carattere, però in fondo si mostra questa volontà da parte degli uomini sempre di schiacciare il femminile, no? Di annullarlo, di annientarlo, di annichilirlo, e credo che si potrebbe anche ambientare forse ai giorni nostri. Estremamente pulito e stilizzato, anche la recitazione che lui ha chiesto durante le prove sono state molto molto belle, secondo me. Si rappresentano stati d'animo completamente differenti, quindi primo atto la felicità, la gioia, l'amore, il giorno del suo compleanno, tutti la festeggiano, sembra un po' di essere allegra. Ecco, lei canta il suo amore. E quindi bisogna trovare la freschezza, la gioventù di Luisa. Quindi poi c'è il passaggio al secondo atto, in cui la realtà diventa più oscura, più incombente, più dura. E lui è un ribello del padre, come tutti uomini in questo, e anche in questi giorni, che lui ha un'altra idea per il matrimonio. E così lui ne frega niente chi è, e lui è innamorato con Luisa. Ho cantato 25 anni di bel canto, Bellini, Donizetti, Rossini, tutti anche i compositori francesi, e allora e tutto per me è un'evoluzione di questa musica, specialmente a Verdi. Rodolfo ho trovato, dopo ho cantato Otello già tante volte, molto bel canto. È una partitura che non si finisce mai di scoprire, ovviamente. Amo i cantanti e la musica, e quando si trova qualcuno che si aiuta sempre nella buca, i cantanti, è sempre un piacere, veramente lui è bravissimo.